rimborsi dei viaggi per gli ex deputati, stop ai rimborsi selvaggi per le spese di rappresentanza, razionalizzazione delle spese del cerimoniale e tetti retributivi per il personale dipendente in pensione. Sono queste alcune delle proposte del Movimento 5 Stelle per un bilancio alternativo della Camera dei Deputati. Meno privilegi, più trasparenza, più sostenibilità e più opportunità. Queste le parole chiave del Movimento per il nuovo bilancio. Si parte con il trattamento economico dei deputati, con l'eliminazione del plafond e della rendicontazione delle spese, passando per la trasmissione in streaming di tutte le riunioni di giunte, commissioni e organi collegiali, senza tralasciare l'ambiente. Obiettivo minimo, l'utilizzo del 50% di carta riciclata e una migliore gestione dei rifiuti. Per arrivare infine a bandi pubblici per stage retribuiti destinati a studenti meritevoli intenzionati a intraprendere la carriera parlamentare. Noi abbiamo stimato un risparmio di circa 200 milioni di euro. Eliminare il Senato, come previsto dal progetto Boschi-Renzi-Verdini, comporta un risparmio di 100 milioni di euro. Noi prevediamo un doppio con delle misure che vanno effettivamente a toccare le tasche dei dipendenti della Camera, dei dipendenti dei cittadini, cioè dei parlamentari, e non attraverso un Senato di nominati che limita il potere di scelta dei cittadini. La democrazia non va tagliata, sono gli sprechi che vanno tagliati, è un concetto diverso. Nel piano è prevista poi la dismissione del complesso Marini. La Commissione Lavoro ha lavorato attentamente, ha studiato la questione e ha previsto una clausola di salvaguardia della professionalità di questi lavoratori. Il lavoro va tutelato. Ciò che non accettiamo è che il proprietario di Milano 90 utilizzi i lavoratori come ricatto nei confronti della Camera per fare i propri interessi.